Cioè, nel senso, per esempio, non so, io vabbè, oggi sto qui, domani anche, dopodomani torniamo a Roma, io penso che lunedì, perché poi martedì c'è un impegno, però lunedì penso che vado in Parlamento e butto la bomba. Probabilmente è una sintesi un po' troppo sintetica, però credo che. Cioè, io credo che questo, diciamo, frangente, questo periodo, in questo momento, o anche semplicemente lunedì, cioè, credo che sia importante dare un segno appunto politico vero, civile, ma teatrale, ma non nel senso che fai il teatro politico, ma che fai politica in maniera teatrale proprio, no? Come Sante Caserio. Io ricordo una sera a Belluno. Che già una sera a Belluno sembra proprio. Cioè, già stai a Belluno anche di sera, non basta a Belluno. Una sera a Belluno dopo lo spettacolo, a un certo punto c'erano dei partigiani e parlavano di questo spettacolo teatrale nel quale a Milano, in una piazza, Piazza di Loreto. Mussolini e Claudetta Petacci vennero impiccati per i piedi, già morti peraltro, per cui non era doloroso. Non vedo, che continuavano a sparargli addosso nonostante fossero già morti. Per cui non vedo, nel senso, sparare ad una persona viva è peggio, cioè, che una persona morta è come dire, tirare il bersaglio. E c'era questo partigiano che si lamentava di questo spettacolo orrendo. E si alzò uno dal pubblico e disse: è stato il momento teatrale più alto della storia italiana. E il partigiano invece cercava un po' di limitare, diciamo, i frammenti, i gocci di questa storia. Invece lui diceva: no, era bellissimo. Per cui io credo che appunto sì, lunedì butto la bomba. Il problema è che il Parlamento sta abbastanza lontano da casa mia. Voi state a Lampedusa, ma anch'io sto lontano dal Parlamento, sto in una borgata, si chiama Morena. E quindi è un po' difficile arrivare al centro. In automobile non posso perché la macchina guida mia moglie, e di mattina serve a mia moglie per accompagnare il bambino a scuola, per cui dovrei andare col furgone. Il furgone, essendo qualcosa tipo Euro zero, cioè non posso neanche entrare in raccordo anulare. Con i mezzi pubblici è anche complicato perché effettivamente io dovrei prendere un autobus che mi porta fino alla prima fermata della metro che è a Nannina. E passo ogni 40 minuti, se salta una corsa, dopo un'ora e 20 sto ancora lì che aspetto, se piove peggio ancora, poi c'è la metro, dovrei scendere, credo, a Terni, immagino, prendi in autobus, prima che arrivi è caduto il governo, la penso, vado in bicicletta, che in bicicletta non soltanto fa bene alla salute mia e anche degli italiani, visto che vado a buttare la bomba, ma dico poi martedì scrivono sul giornale terrorista ecologista, tipo. Attentato a impatto zero, in un certo senso, insomma. Infatti molto in bicicletta con la bomba, pedalo, 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 pedalo. Quanto è lontano il palazzo del potere? Pedalo, pedalo, pedalo. Finalmente arrivo lì nella piazza del Parlamento, sai, quello che vediamo sempre in televisione, no? Su internet. Scendo dalla bicicletta, la lego perché è zona dei ladri e vado verso il Parlamento. E penso, vedrai che sicuramente c'è il portiere. Cioè, è impossibile che non ci sia il portiere al Parlamento. Cioè, le inventano, le escogitano di ogni per mettere lì gente a lavorare senza fare un cazzo. Il portiere è il tipico lavoratore che non fa un cazzo. C'era anche al palazzo la mia nonna, la Garbatella. Sicuramente arrivo, mi ferma e che gli dico? Vado a buttare la bomba. Che invece secondo me è già un'idea. Perché io non capisci, io lo prendo come dire in contropiede usando, diciamo, un linguaggio calcistico, quello non capisci, io entro e butto la bomba, lo frego, infatti. Infatti arrivo, è vero che c'è il portiere, che peraltro assomiglia anche al portiere di mia nonna, ma i portieri assomigliano a tutti. Entro, il portiere mi ferma, io so la risposta, vedrai appena mi chiede dove va, io dico a buttare la bomba, infatti arrivo, mi ferma e mi dice non puoi entrare senza giacca. Questa non me l'aspettavo io. Che io non ce l'ho la giacca, devo entrare, non importa, mi fa. E il regolamento è questo. Prima addirittura doveva portare la cravatta, adesso può anche mettere la giacca sulla maglietta, però deve portare la giacca. Dico, ma io non ce l'ho la giacca. Dico, non posso comprare una giacca qui. Dico, questa è una zona che se compra una giacca costa 300 euro. Dico, io sono un proletario. Lui dice, anch'io sono proletario, sono da Garbatella. Infatti, pensavo, non scendo. Dico, non ce l'ho la giacca. Come facciamo? Lui mi dice, ce ne abbiamo noi alcune per quelli che vengono sforniti di giacca. Dico, io porto una 46. Lui mi dice, non è una boutique.
qui abbiamo la 54. Dico, con la 54 dico, sono un pagliaccio. Dico, non importa, prendo la 54, ok. Dico, meglio così. Entro, sembro un pagliaccio, tutti ridono, io butto la bomba e ride, bene che ride ultimo. Preparando le magliette, quello che dice che va, capito? Hasta la vittoria sempre. Se ride bene chi ride ultimo, io con la giacca da coglione deficiente. Metto la giacca, sta per entrare, il portiere mi ferma di nuovo, mi dice, me la fa la cortesia di dirmi dov'è che sta andando, e io ho la risposta pronta. E gli dico, a buttare la bomba, e lui dice, però attende il suo turno. Perché in che senso? Perché c'è una figlia da rispettare. Lui ride, mi fa, eccone un altro che pensa di essere il primo rivoluzionario che viene a buttare la bomba. Io no, non si preoccupi, perché io sono un rivoluzionario, però sono una persona garbata, dico, rispetto le file. Infatti entro, c'è un sacco di gente, ma una fila vera e propria non c'è. Non c'è neanche, sai, la macchinetta, quello, i bigliettini, quelli elimini a coda. Ma io utilizzo la tecnica, quella del medico. Entro e dico, chi è l'ultimo? Si gira un signore con una barba grossa così. Dico, guarda bene, guarda, è un anarchico con quel barbone. Lui mi dice, no, ma che anarchico? È che sono 6 mesi che aspetto per buttare la bomba, vedi che se mi allontano a farmi la barba, poi qualcuno mi passa avanti. Ma che schifo, dico, 6 mesi per buttare la bomba? Che paese di merda, dico, fai prima a fare una risonanza magnetica, una tacchia. Lui mi dice, se cerchi un anarchico è seduto lì, vicino ad una porticina, infatti c'è un anarchico. Una barba bianca enorme, i capelli lunghi, il fiocchetto da anarchico, il mantello da anarchico, la bomba da anarchico, rotonda con la miccia. Dico, anche il compagno anarchico è 6 mesi che aspetta. Lui dice, no, è dal 48. Dico, minchia, è dal 48, ma che cazzo è? Dico, vedi, certe volte, mazzinianamente, pensiero e azione. Dico, l'anarchico l'ha capito subito che era una fregatura sto paese. Dico, ma dal 48 a oggi, dico, non ha ancora buttato la bomba. Poi vedo che c'è un sacco di gente seduta per terra. Ma vicino sento che parlano, fanno discorsi complicati, cioè che io lo capisco che stanno parlando italiano, la lingua mia, dico, però non capisco proprio i concetti, e scrivono comunicati lunghissimi, barboni anche loro, circondati da bottiglie vuote. Ma vicino al cittadino incazzato gli dico, ma dico, quelli, dico, chi sono? I più ubriaconi? No, dice, Brigate Rosse. Brigate Rosse? Dico, e stanno qua? Sì, dice, ma stanno qui dal 70, dal 71, periodo che ancora non sparavano, cioè, sono arrivati qui con le Molotov. Poi sai com'è qui in Parlamento, il tempo passa in fretta, non te ne accorgi, d'estate fa fresco, d'inverno fa caldo, si mangia bene, alla fine la benzina nelle Molotov è svaporata con quello che costano i carburanti, cioè non lo dico qui, erano per usare, figuriamoci, insomma, con quello che costano riempirle di nuovo sarebbe una spesa impossibile. Hanno chiamato gli Intillimani per fare un concerto di sottoscrizione e sono arrivati, sai, però non l'hanno fatto entrare perché sono cileni, hanno il poncio, qua senza giacca non sento. Poi vedo un signore, un po' anziano, magro, magrissimo, sembra quasi un principe, vestito con un vestaglione. Dico, ma barbone anche lui? Dico, sembra un arabo lui. E il cittadino incazzato mi dice, sì, è Bin Laden. Dico, Bin Laden? Dico, vedi che faccio bene quando credo alle teorie del complotto. Io, quando hanno detto esiste Bin Laden ed è il capo di Al-Qaeda, io ho pensato non esiste Bin Laden. Quando hanno detto esiste Bin Laden ma l'abbiamo ammazzato, io ho pensato allora esiste ma non è morto. Io seguo la teoria del complotto pure in maniera disarticolata tutta la mia personale. Dico, e Bin Laden che ordini ha portato? Ma il cittadino incazzato mi dice, ma dice, armi di distruzione di massa, ma non ci crede nessuno, lo prendono tutti per il culo, figuriamoci. E dico, lei? Lei cosa ha portato? Lui mi dice, io sono un tradizionalista, dinamite. Mi dice, tu che c'hai? Dico, ma una bomba a mano di mio nonno, che era partigiano, l'abbiamo trovata in giardino, io e mio figlio, coltiviamo l'orto, ma secondo me neanche scoppia, faccio. Dico, poi peraltro io sono venuto qui a buttare la bomba perché pensavo che non veniva nessuno a buttare la bomba. Dico, ma se la butta un altro, io mi associo, mi prendo anche la responsabilità. Cioè, per esempio, se la butta l'anarchico, sta qui dal 48, cioè mica gli posso passare avanti. Dico, io sono un rivoluzionario, mica un maleducato. Lui dice, ma è l'anarchico? Non si ricorda più neanche dove ha messo i fiammiferi per accendere la bomba, figuriamoci se si ricorda per quale motivo è venuto. Dico, ma lo so, io lo so. Sta qua dal 48, praticamente sarà stato un operaio, ha difeso le fabbriche, le macchine dai tedeschi che le volevano far saltare in aria, oppure magari era un partigiano, sperava in un paese diverso, ha visto che era un paese di merda, dico, ma è normale che la gente si incazza, oppure le Brigate Rosse, ma che non le capisco, ma porca miseria, ma mica hanno iniziato loro a sparare, no? Hanno iniziato a metà degli anni 70, ma chi ha iniziato? Lo Stato nel 69 a Milano, dico, pure Bin Laden, guarda, capisco pure Bin Laden, oppure dico, perché non la butta lei la bomba?
Lui dice: perché non lo butti tu? Sono 6 mesi che ne parliamo. Dico: ma che 6 mesi? Saranno 20 minuti. E poi mi rendo conto che mi è cresciuta la barba. Dico: sì, effettivamente è passato un po' di tempo. Poi mi guarda e mi dice: adesso è quasi un anno che ne stiamo parlando. Infatti vedo che mi guarda un po' sulla fronte e capisco che mi sto stempiando. Mi dice: ma lo vedi che qui il tempo passa in fretta? Non te ne accorgi? Che si sta bene? Tra un po' passano pure con la cena. Costa un cazzo ed è buona. Me lo guardo il cito che mi è incazzato. E non mi sta per niente simpatico. Però c'è qualcosa di buffo. Lo guardo un po' meglio e capisco che... ma lei c'ha una giacca strettissima, dico, ma non è della sua taglia. Lui mi dice: ma figuriamoci, quando sono entrato ho trovato il portiere, sai, uno della garbatella. Mi ha detto che dovevo entrare con la giacca, io la giacca non ce l'ho, mi ha dato una 46, io porto la 54. Dico a me, ha dato una 54, io porto la 46. Dico: almeno scambiamoci la giacca. Ci scambiamo la giacca, adesso che abbiamo la giacca della nostra taglia, per come dire, facciamo tutta un'altra figura, sembriamo anche più belli. Con le barbe grosse, folte, con le bombe in mano, sembriamo quasi rivoluzionari. Dico: peccato che lo sembriamo soltanto. Poi mi riguardo tutti gli altri, gli arrabbiati, gli indignati, gli incazzosi, gli incazzati, i sempre contro. Ci abbiamo qualcosa in comune, io non so cosa sia, se è la stessa prospettiva, lo stesso ideale, la stessa rabbia, o è soltanto la stessa sconfitta. Fatto sta che siamo tutti fermi, immobili, ognuno dentro al suo buco. Dico io: ma che vuol dire? Cioè, anche la mosca in 1 milione di anni non ha imparato a difendersi dal ragno. Noi siamo le mosche silenziose, noi siamo le bestie più noiose, e non per caso sopra il naso noi sappiamo passeggiare.